Coraggi fiei, su e giù par la città, le rivai Garibaldi, le rivai Garibaldi. Coraggi fiei, su e giù par la città, le rivai Garibaldi, con tutti i suoi soldati. I calava Macpi, azzù nel campanon, e poi ero turna, e poi ero turna, i calava Macpi. Azzù nel campanun e poi ero torna al tempo l'Inquisizione. Ma sono tantissimi gli italiani che guardano al Garibaldi come l'unico uomo capace di realizzare quello che in Italia manca da più di 13 secoli. Ma qu'è Garibaldo? Eh? Oh! Garibaldi! Garibaldo! Garibaldi. Garibaldi agisce da solo, ne? Garibaldo. E chi lo ferma più a quello lì? Garibaldi. Garibaldo. Garibaldi su pro ponti, chi pindiva pomodoro. Che quale che quello Garibaldi a 800 metri? Sì. Viva Garibaldi! Dai che l'avanti un passo. La maggior parte sono giovani di 20 anni. Il più vecchio ne ha 69, il più giovane ne ha 11. E c'è anche una donna. Dai che l'avanti un passo. Mille vite diverse. Dai che l'avanti un passo. Se tu non fossi così ubriaco. Amixio! Belin, li abbiamo lasciati a Genova. È quasi l'alba, non possiamo partire in pieno giorno. Partiremo. Ci fermeranno. Partiremo. Alla fine della Sicilia. È il punto più lontano da Napoli, ma sta. Napoli sta qua, mettetevi a Napoli. E Marsala sta qua. Dammi un altro. La parola di un frate patriota, Giuseppe Garibaldi. Non disprezzare questa croce, perché vedrai che balenerà più terribile fra i nemici che la tua scime terra. Io vorrei che a me terni che gli tagliasse le basette. È brutto il mal di mare. Che ne so, non ne ho mai sofferto io. Per la spedizione che intraprendo per la gloria del nostro re. Oh, mamma mia! Mai hanno ricevuto alcun ordine, oh tu re! Guarda che onde! Non mi parlare delle onde! Giorgini, olai! Fatemi combattere contro un esercito di 100.000 uomini, io da solo! Ma vi prego, fatemi scendere da questa nave! Che silenzio che c'è stanotte. Perché la libertà non è pane, e nemmeno la scuola. Queste cose andranno bene per voi piemontesi, ma per noi qua... E allora che ci vorrebbe per voi, eh? Una guerra, non contro i Borboni. Una guerra degli oppressi contro gli oppressori. E chi vi dice che anche loro non vogliono qualcosa di più? Vorrei restare ancora a parlare con lui, ma se ne va. Sale su per il colle, si volta a guardarmi un'ultima volta, poi scompare. Lo straniello a mia terra colpesta. Boom, boom! Ci sono dei pescatori! Chiedilo ai pescatori, chiedilo! Sì, adesso chiedi ai pescatori! Sì, adesso chiedi! Chiedilo ai pescatori! E mi fai chiedere! E tu non chiedi! Lo straniero! La mia terra calpesta! Zazà! Ma che? È zazà! Ah. Pescatori! Sono lo zar, il sultano, il papa, Sonnino Bixio! Il mio gregge macello! Zan, zan. Là mi impiccherete al primo albero che troveremo! Ma in Sicilia, ve la giuro, vi sbarcherò! Non possiamo sbarcare! Perché? Perché non si comincia la guerra di venerdì. Come perché? Né di Venere né di Marte. Non si viene non si parte, ma mica credere a queste cose. E allora io gli chiesi: papà, ma che cos'è la Sicilia? Lui mi guardò e mi disse: la Sicilia è una terra che brucia in mezzo al mare. La Sicilia, siamo arrivati! Ma quale Sicilia? Quella è la Toscana. Oh la bella Gigugin, tra le rille rillallera, oh la bella Gigugin, tra le rille rillalla. Alla carica! Le camicie rosse attraversano di corsa la pianura, mentre le pallotte le piovono come grandine. Prendo la mira, ci lecca, riprovo, niente questo maledetto ferro vecchio, non vuol saperne di sparare. Indietro, canaglia! I napoletani si ritirano, si fermano ogni tanto solo per mandare un saluto all'usanza dei parti. Tiè, tiè! Generale! La strada per Roma è lì! Andiamo, non siamo venuti per questo, l'Italia non è fatta! Mi chiama signor Piemontese, che per loro siamo tutti piemontesi. Come loro per noi sono tutti napoletani. Fossimo davvero foglie, e su ogni foglia ci fosse scritta una parola, e potessimo ancora raccoglierci per formare qualcosa che avesse senso un giorno! Ci importa solo di essere qui, oggi,
15 maggio 1860. Andiamo a casa adesso. Finiremo poi. Oh, la bella Gigo.